Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Igroseles Teofarma ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Igroseles? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Igroseles durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Igroseles? Igroseles è un farmaco a base del principio attivo atenololo più clortalidone, appartenente alla categoria degli beta bloccanti più diuretici e nello specifico beta bloccanti selettivi ed altri diuretici. È commercializzato in Italia dall'azienda Teofarma. Igroseles può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Igroseles 100 mg più 25 mg 28 compresse, Igroseles 50 mg più 12,5 mg 28 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Teofarma ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo atenololo più clortalidone, gruppo terapeutico beta bloccanti più diuretici, forma farmaceutica compressa. Indicazioni Igroseles 100 mg più 25 mg è efficace in tutte le forme di ipertensione arteriosa, in particolare quelle che non hanno risposto in modo soddisfacente al trattamento con diuretici o beta bloccanti impiegati singolarmente. Igroseles 50 mg più 12,5 mg è efficace nelle forme di ipertensione arteriosa lieve e moderata, in particolare in quelle che non hanno risposto in modo soddisfacente al trattamento con diuretici o beta bloccanti impiegati singolarmente. Posologia adulti, Igroseles 100 mg più 25 mg e Igroseles 50 mg più 12,5 mg, 1 compressa al dì, che di solito è sufficiente a provocare una risposta terapeutica soddisfacente. Nei casi di mancata o scarsa risposta con 1 compressa di Igroseles 100 mg più 25 mg, è consigliabile associare un altro antipertensivo, ad esempio un vasodilatatore. Nei casi di mancata o scarsa risposta con 1 compressa di Igroseles 50 mg più 12,5 mg, è consigliabile aumentare il dosaggio impiegando 1 compressa di Igroseles 100 mg più 25 mg. Igroseles 100 mg più 25 mg e Igroseles 50 mg più 12,5 mg possono sostituire altri farmaci antiipertensivi in pazienti già in trattamento. Fanno eccezione i pazienti trattati con preparati contenenti clonidina, la cui somministrazione dovrà essere protratta per alcuni giorni con riduzione graduale fino a sospensione. L'interruzione del trattamento con Igroseles 100 mg più 25 mg e Igroseles 50 mg più 12,5 mg deve essere graduale. Popolazioni speciali uso negli anziani: in questo gruppo di pazienti il dosaggio è spesso più basso. Uso nei bambini e negli adolescenti, 18 anni, non c'è esperienza sull'uso di Igroseles nei bambini e negli adolescenti. Pertanto Igroseles 100 mg più 25 mg e Igroseles 50 mg più 12,5 mg non devono essere somministrati a bambini e adolescenti. Uso nei pazienti con compromissione della funzionalità renale a causa delle proprietà del clortalidone, Igroseles 100 mg più 25 mg e Igroseles 50 mg più 12,5 mg mostrano una ridotta efficacia in presenza di insufficienza renale. Pertanto questa associazione a dose fissa non deve essere somministrata a pazienti con grave compromissione della funzionalità renale, vedere paragrafo 4.3. Uso nei pazienti con compromissione della funzionalità epatica: non sono necessari aggiustamenti posologici nei pazienti con compromissione della funzionalità epatica. Controindicazioni Igroseles 100 mg più 25 mg e Igroseles 50 mg più 12,5 mg non devono essere somministrati a pazienti che presentano una qualsiasi delle seguenti condizioni: ipersensibilità nota all'atenololo e al clortalidone, o a derivati sulfamidici, o ad una qualsiasi degli eccipienti, bradicardia, shock cardiogeno, ipotensione, acidosi metabolica, gravi disturbi della circolazione arteriosa periferica, blocco atrioventricolare di secondo o terzo grado, malattia del nodo del seno, feocromocituma non trattato, insufficienza cardiaca non controllata, insufficienza epatica e renale grave, gotta manifesta, ipopotassiemia refrattaria, iponatriemia refrattaria, ipercalcemia refrattaria, iperuricemia sintomatica, malattia di Addison, gravidanza e allattamento, avvertenze speciali e precauzioni di impiego a causa della presenza del beta bloccante.
sebbene i Groseless 100 mg più 25 mg e i Groseless 50 mg più 12,5 mg siano controindicati nell'insufficienza cardiaca non controllata, vedere paragrafo 4.3, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione dovute ad atenololo. L'uso concomitante di beta bloccanti e calcio antagonisti con effetto inotropo negativo, esempio verapamil, diltiazem, può causare un eccesso di questi effetti, particolarmente nei pazienti con funzione ventricolare compromessa, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere i Groseless insieme ad altri farmaci come Altiazem, Angizem, Diladel, Diltiazem Doc Generici, Diltiazem EG, Diltiazem Milan Generics, Diltiazem Rafiofarm, Diltiazem Sandoz, Dilsene, Gilenia, Isoptin, compressa rilascio modificato, compressa rivestita, compresse rivestite, Isoptin, soluzione, uso interno, Tildiem, Verapamil Doc Generici, Verapamil EG, Verapamil Exal, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere i Groseless durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere i Groseless durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: i Groseless non deve essere somministrato durante la gravidanza. Allattamento: i Groseless non deve essere somministrato durante l'allattamento. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: è improbabile che i Groseless 100 mg più 25 mg o i Groseless 50 mg più 12,5 mg influisca sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia va tenuto in considerazione che si possono occasionalmente verificare capogiro o affaticamento. Effetti indesiderati negli studi clinici. I possibili effetti indesiderati segnalati sono generalmente attribuibili alle azioni farmacologiche dei suoi componenti. I seguenti effetti indesiderati, elencati secondo la classificazione per sistemi e organi, sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: i sintomi di sovradosaggio possono manifestarsi con bradicardia, ipotensione, insufficienza cardiaca acuta e broncospasmo. Le misure di supporto generali devono comprendere: stretta sorveglianza medica, ricovero nel reparto di terapia intensiva, lavanda gastrica, impiego di carbone attivo e di un lassativo per prevenire l'assorbimento di qualsiasi farmaco ancora presente nel tratto gastrointestinale, impiego di plasma o sostituti del plasma per trattare l'ipotensione e lo shock. È da considerare la possibilità di utilizzare l'emodialisi o l'emoperfusione. Una spiccata bradicardia può essere corretta con 1-2 mg di atropina somministrata per via endovenosa e barra o con un pacemaker cardiaco. Se necessario, a questa può far seguito una dose di 10 mg di glucagone in bolo per via endovenosa, che può essere ripetuta o seguita da 1-10 mg barra H di glucagone per infusione endovenosa in funzione della risposta. Nel caso non vi fosse risposta al glucagone o questo non fosse disponibile, si può ricorrere a uno stimolante beta adrenocettore come la dobutamina alla dose di 2-5-10 mcg barra kg barra min per infusione endovenosa. La dobutamina, per i suoi effetti inotropi positivi, potrebbe anche essere usata per trattare l'ipotensione e l'insufficienza cardiaca acuta. In caso di ampio sovradosaggio è probabile che queste dosi siano inadeguate per contrastare gli effetti cardiaci indotti dal beta blocco. La dose di dobutamina deve essere quindi aumentata, se necessario, per ottenere la risposta desiderata sulla base delle condizioni cliniche del paziente. Il broncospasmo può generalmente essere risolto mediante la somministrazione di preparati broncodilatatori. Una eccessiva diuresi può essere contrastata mediante un equilibrio normale del bilancio idroelettrolitico. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Beta bloccanti selettivi ed altri diuretici. Codice ATC. C07CB03. I Groseless 100 mg più 25 mg e i Groseless 50 mg più 12,5 mg associano le attività antipertensive di due principi, proprietà farmacocinetiche: dopo somministrazione orale, l'assorbimento di atenololo è costante ma incompleto, circa 40-50%, con picchi di concentrazioni plasmatiche di 2-4 ore dopo la dose.
I livelli ematici di atenololo sono costanti, dati preclinici di sicurezza. Studi di tossicità acuta, subacuta e cronica hanno dimostrato che l'associazione clortalidone più atenololo somministrata nei comuni animali di laboratorio per via orale IP anche a dosi assai elevate non ha, elenco degli eccipienti magnesio carbonato, sodio lauril solfato, gelatina, amido di mais, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Igrosilis a base di atenololo più clortalidone sono Atenigron, atenololo più clortalidone DOC generici, compressa, atenololo più clortalidone G, compressa, atenololo più clortalidone Milan generics, atenololo più clortalidone Ratiofarm, compressa, Igrosilis, target, Tenoretic, compressa. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.